Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io vorrei settare un giusto livello di aspettative rispetto alla lezione. So che siete abituati al mio illustre collega Juan Carlos, il più grande ballerino di tango che conosco, e al grandissimo Simone Basso, che per dirvi che non sono come lui, infatti, come diceva Mark Twain, io non ho mai lasciato che la scuola interferisse con la mia educazione, quindi non ero esattamente un secchione come te, ero più rilassato. Vi faccio vedere come la vita è stata dura con me. Allora, io ero questo, vedete che bel bambino, biondino, col mio grembiulino, ai miei tempi, per dirvi quanto sono antico, a scuola si andava col grembiulino nero, i maschietti, e le femminucce col grembiulino azzurro. I maschietti col grembiulino nero e il fiocco azzurro, le ragazze col grembiulino azzurro e il fiocco bianco. Guardate che bel bambino che ero. Guardate me, la vita è stata dura. Allora, cosa mi sono sentito dire quando ero in quella maniera lì? Sei un ragazzo intelligente ma non ti impegni abbastanza. Perché a te è successo? E ancora adesso. Questo effettivamente è stato un po' una costante della mia vita. Adesso sono questo, come vedete, un uomo tecnologico con una discreta passione per il junk food. E diciamo, meglio rappresentato sono questo. Vedete un serio professionista, mi vedete che impugno con scioltezza il mio MacBook Air, fighissimo, in prima serie, tanta roba. Cosa ho combinato nella vita, giusto per darvi un po' di referenze? Ho imparato a usare i computer e la mia motivazione per usare i computer, non so la vostra, ma la mia è stata che sono un uomo molto pigro, molto pigro. Cioè, per tutta la vita ho tentato di battere il campionato di Marco Formazione nel mio divano, piuttosto che di ipnotizzare il telecomando perché venisse da me con la forza della mente. Sono così pigro che ho preferito perdere anni della mia vita a spaccarmi la testa per far fare ai computer delle cose piuttosto che farle io. E quindi questa è la prima dote del grande programmatore di computer, la pigrizia totale. Ho contribuito allo sviluppo di internet letteralmente, soprattutto nel nostro paese. Ho fatto il professore universitario, il dirigente d'azienda e altre cose, ho realizzato alcuni dei miei sogni. Ho avuto un infarto che mi ha quasi ucciso 6 anni fa e ho fatto 2 figlie, che in assoluto è la cosa migliore che ho fatto. Qui mi vedete col capino chino sul fatturato nel mio ufficetto di Milano. Mi chiamo Marco Zamperini, ricordami questo nome. Sono un maschio, che è un attributo rilevante, voi lo sapete soprattutto quando si va in rete. Dovevo su quel sito la di 25, e te non c'è il cazzo da ridere. Allora, sapete che la sindrome del tunnel carpale non viene solo per l'uso del mouse. Sono un pacifista, che è un attributo rilevante per me. Ho una religione, che è il culto del fare. C'è un sito, voi conoscete internet, vi capita di navigare su dei siti, c'è un sito che si chiama cultofdan.com. State già guardando i vostri tablet, che figo che siete. Dove ci sono alcune regole che vi consentono di vivere meglio. Soprattutto questa che immagino a voi, come a tutti gli studenti, è sconosciuta: non procrastinare. Cioè, se potete fare una cosa oggi, fatela prima, invece di fare come fate al solito, cazzo, domani c'è l'esame, devo finire.
Le cose si imparano facendole, soprattutto quando parliamo di tecnologie e di social media. So che è controintuitivo, voi preferite che qualcuno ve le insegni, però anche applicando si può imparare. Ho un motto, non so se l'avete già sentito, questa è una frase di Einstein, dice la mente è come un paracadute che funziona solo se è aperta. Effettivamente io nella mia vita, non so voi nella vostra, incontro delle persone che neanche sanno dov'è la cordicella del paracadute, altro che avevano aperto. Sono nato il 2 agosto del 63, il 1963 è stato un anno importante prima di tutto perché sono nato io, poi alcuni fatti minori, tra cui ricordiamo un imperdibile album a fumetti in cui per la prima volta appaiono insieme Batman e Superman, gli archeologi. C'era un certo Kennedy che è stato assassinato, non sappiamo chi fosse, e un Martin Luther King che aveva un sogno. Ho 49 anni, ne compio 50 quest'anno, che è una cosa che non mi rende particolarmente felice, però ho due figlie bellissime, Blanca e Rebecca, le mie bambine. Blanca è nata il 3 aprile del 2001 e quando aveva 7 anni mi ha chiesto un aiuto per costruire il suo blog. Allora gli ho detto, amore, perché vuoi fare il tuo blog? Che se non c'è niente di meglio da fare, dico. E, è una stronzata. È molto importante. Aspetta che mi bassizzo un attimo. Scusate. Allora, mia figlia fa un blog e gli dico, perché vuoi fare un blog? E lei mi guarda, no, piccolina, vedo visto bellina, con gli occhi azzurri, biondina, fighetta, no? Mi guarda e dice, papà, io voglio fare un blog, perché se comincio adesso che ho 7 anni, quando avrò la tua età, che rispetto a lei è enorme, no? Lei sono non anziano, di più, cioè, avrò scritto molti più post di te e quindi sarò molto più popolare. E quindi apre il suo blog. Ma cosa scrive una bambina di 7 anni sul suo blog? Scrive la storia del topino dei denti. Ce l'avete anche a Torino? Che se ti cade un dentino lo mette sotto il cuscino e il porta il sondino? Allora, le cade un dentino, mette il dentino sotto il cuscino e quindi lei scrive... Il topino è venuto e mi ha portato un euro. Allora Basso, che è il mio troll, va sul blog di mia figlia e scrive: che barbone questo topino dei denti! A me normalmente mi porta 5 euro. Quindi ragazzi, Bruno Vespa ha ragione. Internet è un posto pericoloso. E sono stato rovinato economicamente grazie al bastardello, ma me la pagherà nel corso della lezione. Allora, mia figlia invece, Rebecca, qualche anno prima, lei è un po' più grande, adesso ha quasi 17 anni, è venuta da me e mi ha detto, papà, io voglio un aiuto a fare il mio blog. E dovete sapere che la mia bambina è nata priva della mano destra, cioè il suo braccio finisce poco sotto il gomito, non ha la mano destra. Allora io, nella mia veste di padre paternalista, dico, piccolino, perché vuoi fare il tuo blog? E lei mi guarda e mi dice, papà, io voglio fare il mio blog perché voglio dire al mondo che una bambina disabile può essere una bambina felice. Mi ha steso, completamente, ma soprattutto quello che mi ha steso è stata la sua consapevolezza che il suo non sarebbe stato un messaggio in una bottiglia che forse qualcuno avrebbe intercettato. Lei aveva una consapevolezza naturale del fatto che se avesse fatto un blog avrebbe comunicato col mondo. Pazzesco.
Questo mi ha colpito in maniera incredibile. Mia moglie, dopo anni che le bambine lo prendevano per il culo, diceva: ma tu non hai il bambino? Allora se ne è fatto una ragione e ha aperto anche il suo blog. E siccome mia moglie ha la passione della cucina, in particolare della panificazione, è diventata una famosa food blogger. Sono nato sul pianeta Terra, sono un cittadino europeo, sono italiano, vivo e lavoro a Milano, la città che voi tutti conoscete e amate. Abito in via Giorgio Jan, parlavamo prima, no, con te, famoso naturalista. Interfaccia di pronto. Il mio lavoro. Allora, io sono Vice President e Chief Innovation Officer di NTT Data Italia. NTT Data è una delle divisioni di Nippon Telecommunication, quindi siamo un'azienda giapponese. NTT Data è l'azienda del gruppo NTT che si occupa di System Integration. Siamo 65.000 persone al mondo per circa 120 miliardi di dollari di fatturato. In Italia siamo circa 3.500. E io sono il capo dell'innovazione. Conoscete LinkedIn? Qualcuno di voi ha un profilo su LinkedIn? Molto pochi. LinkedIn è un sistema di relazioni di business, è molto interessante perché è uno dei sistemi più utilizzati dagli headhunter, dai cacciatori di teste, da quelli che cercano di fare le ricerche di lavoro per le aziende. La cosa interessante è che in questo sistema è rilevante essere se stessi, non è come era una volta Internet, no? In cui il nickname di basso era Super Minchia e faceva delle chat porno, faceva delle identità pazzesche. In realtà adesso è rilevante essere noi stessi, no? E quindi in questa rete noi diciamo chi siamo, mettiamo le nostre foto, il nostro curriculum di studio o di lavoro e ci presentiamo e costruiamo delle relazioni. Quello che vedete qui è la rete di contatti che ho dentro questo sistema LinkedIn. Allora, in questa rete di relazioni vedete ho 6.233 contatti. Vi sembra un numero grande? In realtà vi ho detto quello che faccio, che lo faccio da molti anni, quasi 30, faccio lezioni, scrivo, soltanto la comunità dei miei colleghi è fatta da 65.000 persone, quindi in realtà non è un numero sconcertante 6.233 persone. Qual è la cosa interessante? Che ognuna di queste persone a sua volta ha una rete di relazioni, per cui i contatti dei miei contatti senza sovrapposizione sono 1.315.000 e rotte persone, che è un bel numero. Questo cosa vuol dire? Che se io sottometto un'offerta di lavoro in questo network, la possibilità che ci sia qualcuno in questa rete a un livello di separazione da me al massimo, per cui questa offerta di lavoro può essere interessante, è molto elevata. Ok? Se non bastasse, di questo 1.315.200 rotte persone, ognuna di loro ha la propria rete di relazioni e la somma dei loro contatti senza sovrapposizioni è oltre 14 milioni. Pazzesco. Con due passaggi ho sostanzialmente la certezza che c'è qualcuno che può essere interessato alla mia offerta. Non solo. La cosa che è anche interessante è che il meccanismo che implementa questo network è che se qualcuno che è a due gradi di separazione da me vuole rispondere alla mia offerta, chiede al contatto di livello superiore di inoltrarmi la richiesta.
Questo cosa vuol dire? È un po' come quando andate... Mod come vigile off. Allora, andate in discoteca, lui ti vede che parli con una gnocca terrificante e dici, caspita, quella lì, presentamela. Tu lo guardi e dici, anche no. Oppure agevoli il contatto, cioè fai un'assunzione di responsabilità, decidi tu come gestire la relazione. Quindi in realtà tu hai fatto due lavori, perché mi hai introdotto la relazione ma hai anche fatto una valutazione. Io sono contento, io che ho fatto l'offerta, sono contento perché in realtà i contatti che mi arriveranno a questo punto sono contatti qualificati, perché c'è un mio amico, un mio contatto, che ha fatto un'assunzione di responsabilità, ha fatto di fatto una parte della valutazione, quindi ha lavorato per me. Non solo, LinkedIn è interessante anche perché consente di usare la raccomandazione in senso positivo. Noi purtroppo viviamo in un paese nel quale spesso la raccomandazione, essere raccomandati, non è una bella cosa, no? Sembra come te, non ti sei fatto raccomandare dal vescovo, molto bravo. In realtà qui c'è il lato chiaro della raccomandazione, cioè delle persone che ci mettono la faccia e si esprimono positivamente in due maniere. In questo network le persone possono o fare delle testimonianze, quindi scrivere, ho lavorato con Zamperini, è stato bello, è stato utile, interessante, ho lavorato, sono stato suo cliente, abbiamo avuto qualche tipo di relazione, piuttosto che, come vedete in questa pagina, testimoniare con la loro faccia, nome, cognome, profilo, i miei skill. Per cui qui in questa pagina vedete le persone che dicono secondo me Zamperini è competente in questo, che è molto interessante. Ovviamente più è grande il numero delle testimonianze, più sarò credibile, anche perché non sono testimonianze anonime, no? Non sono dei like su Facebook, sono le persone che decidono di impegnarsi, di mettere la propria reputazione al servizio della mia. Ci metti la faccia, decidi che vale la pena di presentarmi la glaucoma pazzesca. Ok? O, scusate, mi scusi, no, le ragazze, vale ovviamente nei due sensi. Quindi la mia rete relazionale è abbastanza complessa. E in effetti vedete in questa rappresentazione Zamperini centrica dei miei principi, sono io al centro, che la mia rete in realtà è una rete di reti, esattamente come internet, no? Cioè una rete di persone dove io in realtà sono entrato in contatto con degli hub relazionali, con dei punti di snodo che mi hanno introdotto poi alle loro reti. Come propago la mia identità? Una delle maniere che utilizzo abbastanza, come forse qualcuno di voi ha già visto, è Twitter. Prima di venire qui ho twittato che vi avrei fatto delle sconvolgenti rivelazioni sulla vita segreta di Basso e di De Martin, ma queste me le riservo per la chiusura della lezione. Ovviamente conoscete Twitter, avete tutti un account? Perché vi ha costretto Basso, cioè quindi spintaneamente avete un account, cioè è bello così, però, eh? Innovazione per costrizione, innovation by constriction, questo è il mio account sul quale ho un po' più di 20.000 follower.
che non è un numero pazzesco, però è già un audience. Anche perché, non so se avete colto il fatto che Twitter è un meccanismo che si presta molto bene alla diffusione virale di contenuti. Perché in realtà, pensate anche ai numeri che avete visto rispetto a LinkedIn, anche qui le proporzioni sono molto simili. Cioè ognuno dei miei 20.000 contatti a sua volta ha la sua rete di follower, che a loro volta hanno i loro follower. Per cui la propagazione del messaggio può raggiungere dei volumi abbastanza interessanti, grazie al fatto che si sviluppano nel grafo sociale. Questo ad esempio è una rappresentazione rispetto a un tweet di delle mention dei retweet che ha avuto quel tweet, per quel singolo messaggio, no? Che si sviluppa all'interno della rete di relazioni, piuttosto che, non so se conoscete, questo è un tool di analisi del vostro profilo che vi dice un po' l'andamento dei vostri tweet. E per esempio questo è relativo al mio profilo, dove è interessante vedere che io non sono troppo verboso, perché ho una media di circa 8 tweet al giorno, però il 22% dei miei messaggi viene retweetato, che è una percentuale abbastanza elevata. Piuttosto che all'interno della mia rete, questa è sempre un'analisi sul mio profilo, vedete quali sono gli utenti che io ho retweetato di più e quelli con cui ho interagito di più, a cui ho fatto più reply, piuttosto che quelli che ho menzionato di più o gli hashtag che ho più utilizzato, no? Questo è interessante se volete usare in maniera positiva, soprattutto per la diffusione del vostro brand, marchio, progetto, app, persona, il vostro account Twitter, che come sapete è molto rilevante, anche perché ormai Twitter è uno dei maggiori affluenti ai siti o blog, se qualcuno è ancora così articolo qua in mondo. Guardate, non avete il museo di Gizza. La cosa interessante è che possiamo fare delle analisi anche più granulari, no? Quindi vedere ad esempio l'andamento dei tweet all'interno della giornata. Possiamo farlo sia rispetto al nostro profilo di utilizzo, sia rispetto ai profili dei nostri follower. Quindi ci sono tutta una serie di sistemi che vi aiutano a capire quali sono i momenti migliori per twittare. Ad esempio, Twitter è in grado di capire qual è il momento della giornata in cui i vostri utenti sono più attivi. E quindi vi dice, guarda, che date le caratteristiche della tua audience, è più interessante se tu fai dei tweet tra mezzogiorno e le 12 e le 14, ad esempio. Piuttosto che le piattaforme da cui voi twittate o da cui i vostri follower leggono di più i tweet, per cui anche qui avere delle indicazioni sui contenuti. Non solo Twitter è anche capace di dirvi com'è la vostra audience dal punto di vista geografico, perché molti account si localizzano e quindi questo è sempre il mio campo rispetto a un messaggio. Vedete che chiaramente la zona, tenete conto che l'80% circa della mia audience è italiana, e quindi vedete che effettivamente sull'Italia c'è una zona calda e poi ci sono un po' di macchie in giro per il mondo, e che comunque in Italia è abbastanza distribuita, no? Fino a un paio d'anni fa Twitter era molto concentrato fondamentalmente nei grandi centri urbani. Ormai sta succedendo anche da noi. E considerate che Twitter esiste dal 2006, però è soltanto negli ultimi 2 anni che in Italia ha veramente avuto
un'esplosione, anche perché i giornalisti dei media tradizionali, avendo delle fonti di informazioni sempre più scarse, guardano un casino Twitter. E infatti la cosa interessante è che vedete Twitter spesso citato nei telegiornali, nelle trasmissioni televisive, eccetera, eccetera. Per darvi un ultimo elemento, questo è l'andamento degli ultimi 6 mesi dei follower del mio account rispetto al numero di messaggi. Allora, vedete che mentre io sono abbastanza discontinuo nel numero di messaggi, perché ci sono una serie di picchi dovuti al fatto che magari, non so, qui probabilmente ero a un evento e facevo live tweeting. Grazie per l'aiuto o l'anziano. Dopo, se quando volevo fare la pipì mi accompagno. E quindi non c'è apparentemente una correlazione, come vedete, cioè la crescita dei miei follower è abbastanza lineare, no? Apparentemente non particolarmente correlata col numero di messaggi, perché comunque il media sta crescendo. Mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro. Sì? Questo è un esempio di come appunto l'esposizione a fronte di un audience di 20.000 follower possa invece arrivare alle centinaia di migliaia di contatti, proprio grazie ai retweet e alle news. Facebook, chi di voi ha un account su Facebook? Questo non perché vi è costato basso, ovviamente, ma spontaneamente. Facebook, sapete che ormai ha in Italia oltre 26 milioni di utenti registrati, quindi quasi metà della popolazione totale, ma la cosa più rilevante è che ha ogni giorno circa 21 milioni di utenti attivi. Utenti attivi vuol dire che si collegano a Facebook almeno una volta al giorno. È abbastanza impressionante. Questo fa di Facebook il media numero uno in Italia. Cioè non c'è nessun altro media con questo reach. Perché anche quelli di voi che non hanno un account vengono comunque raggiunti dal messaggio che circola nei social network. Quindi lui che racconta di paglia e si nasconde dalle sue ex amanti e non si profilato su Facebook, comunque se c'è qualche contenuto divertente, ingaggiante, c'è qualcuno che glielo dice, perché lo vede, dice guarda che bello questo video, guarda che... No? Confermi? Sei tu quello che ti fa vedere. Sì. Ma qual è il rapporto tra di voi, se posso dire? Sì. Amico. Sospettavo che fosse un tipo amico. Massimo rispetto. Va bene, sono anche a favore di matrimoni gay. Facebook, occhio alla privacy. No, Facebook è il sistema che ha reso evidente in maniera definitiva come internet abbia causato per sempre la morte del diritto all'oblio. I responsabili delle risorse umane della mia azienda, quando devono assumere un giovane, la prima cosa che fanno è cercare su Facebook il suo profilo. E se trovano le sue foto che balla completamente ubriaco su un tavolo, e dico forse non è proprio la risorsa che stanno cercando. Io magari sì, però no, hanno degli altri criteri, no? È un problema. Attenzione, perché delle volte può essere molto sgradevole. C'è una cosa che oggi vi appare molto diversa. Io ho la fortuna di essere cresciuto in un mondo in cui queste robe qui non c'erano. Quindi tutte le stronzate che ho fatto alla vostra età, le so solo io e quelli che le ho fatte con me.
le vostre rimangono su Facebook se non vi liberate. Google Plus, qualcuno di voi si è profilato su Google Plus per sincronizzare il telefono, per fare gli hangout? No, non lo so, perché no. Tipo che ti faccio una domanda? Mi hai detto che erano più svegli, perché... Cioè, il tuo motivo per essere profilato... Parla nei microfoni. No, vabbè, non sono basso per avvicinare. Sto scherzando, vedo che l'idea è chiara. Va bene, allora, in realtà Google Plus, come sapete, è dal lato la dimostrazione che l'economia della rete non è l'economia tradizionale. Nell'economia tradizionale un player così forte si muoveva nella regola secondo la quale il vincitore prende tutto, the winner takes it all. Google è leader assoluto nella ricerca, considerato peraltro che il secondo motore di ricerca è YouTube, che è sempre di Google, no? Non è leader, è stra leader, no? Quindi loro dicono, spaventati dall'avvento mostruoso dei social media e constatando l'avvento impetuoso della social recommendation, sapete, spiegatelo, ma so, la so, allora la prossima puntata, lascio la suspense, no. Posso andare in licenza. Allora, sostanzialmente una cosa che si realizza tramite i social network è il fatto che è vero che quando abbiamo dei dubbi, delle domande, le cerchiamo in rete, però una cosa che succede, dato l'uso impetuoso dei social media, è che è più facile, invece che chiedere genericamente a internet, chiedere ai nostri amici. Sembra un pieno di certezza. Usi il deodorante, quelli che non bisogna chiedere mai. Allora, però quelli che fanno le domande le fanno agli amici, no? Esattamente come succede al netto di qualunque tecnologia. Nel tuo appartamento esplode il tubo dell'acqua, tu non sai da che parte girarti, cosa fai? La prima cosa che fai è pensare a una persona che ti può aiutare. Allora dici, chiamo lui che sa tutto di idraulica, oppure chiamo lei che non sa niente di idraulica, però conosce il mondo, no? E sicuramente mi sa dire qual è l'idraulico che mi interessa. Cioè, in generale, quando abbiamo un problema, ci pensiamo a una persona, no? Cerchiamo nel nostro intorno di relazione. La novità interessante è che adesso esiste una tecnologia che ci permette di interagire più facilmente con la nostra rete di persone. Per cui, invece che mettermi a fare telefonate a manetta, magari scrivo su Facebook, ho questo problema, qualcuno di voi sa aiutarmi? Esattamente come fate con i vostri messaggi in lista, ok? Cioè, ho un cazzo di problema con Tumblr, visto che il bastardello mi ha contretto su di quell'altro. Oh, scusa, non ho visto che c'era io. Quella figata di Tumblr. Google non ce l'ha fatta. Google non ce l'ha fatta, cioè Google Plus non è un esperimento riuscito. Questo è un elemento molto interessante. Cioè neanche uno che è il numero uno di gran lunga, che ha una posizione stradominante e si può permettere di fare degli investimenti importantissimi, riesce a scalzare Facebook in questo caso. Ma parliamo di blog, che so che mi stanno a cuore. Allora, io siccome sono una persona anziana, all'inizio ho cominciato a farmi il mio sito personale, che allora usavo così, ai tempi anche di HTML1,
per essere un po' figo dovevi avere il tuo sito personale. Poi arrivano le piattaforme di blogging, allora anche io mi faccio un blog, del quale mi sono rotto i coglioni circa 3 anni fa, perché appunto avevo il mio blog, il mio Tumblr, perché mi sono stufato di tenere un blog? Perché, come vi ho detto, sono un bravissimo programmatore, quindi e quindi ogni tanto scrivo qualcosa su dei blog collettivi, tipo Che Futuro, ma soprattutto il mio blog è diventato una roba tipo questa. Questa è una piattaforma che si chiama Overblog, che sostanzialmente connette tutti i vostri account social e li presenta in guisa di blog rispetto ai template. Perché in realtà quello che io faccio oggi, come voi, cioè come tutti quelli che sono attivi in rete, è in realtà una molteplicità di azioni. No? Faccio check-in su Foursquare, faccio le foto con Instagram, lancio dei messaggi con Twitter, scrivo delle note su Facebook, cioè tutte queste cose che fanno la somma della mia vita sociale convergono, le racconto in un blog, che quindi diventa sostanzialmente un aggregatore della mia social life, no? Cosa per la quale Basso mi boccia. Già mi aveva bocciato su Twitter, adesso mi boccia anche il mio blog generato automaticamente. Quindi posso dirvi da parte di Simone, non fate come me, se no mi dà un brutto voto. Stessa cosa, questo è un altro sistema che si chiama Rebel Mouse, analogo. Quindi configurando i vostri account social costruisce un oggetto che con un'impaginazione che assomiglia a un blog, ma di fatto no, è un prodotto di un aggregatore di contenuti relativamente a voi. Di più, questa è diventata una maniera talmente comune di gestire i contenuti in rete che ci sono degli oggetti molto interessanti come per esempio Storify, lo conoscete? Storify funziona un po' come gli altri due sistemi che vi ho fatto vedere, però gli altri due sistemi lo fanno su un individuo, quindi un individuo connette tutti i suoi social account a un'esperienza, no? E lo trasforma nel suo social dashboard. Questo invece è un sistema narrativo che sfrutta i contenuti che vengono prodotti in rete da voi e da altri. Quindi ad esempio, se qualcuno di voi volesse fare la narrazione della lezione di oggi, potrebbe usare i contenuti, le foto, i video che ha prodotto lui, ma anche quella che tutti gli altri hanno prodotto. Questa è una cosa che sta diventando molto comune negli eventi, ad esempio. Per fare il racconto di un evento, uno partecipa all'evento e raccoglie in un luogo la sua storia, la sua narrazione vista attraverso i suoi occhi e vista attraverso gli occhi degli altri, cioè quello che gli altri hanno condiviso in rete. Molto interessante. Avete delle domande? È permesso fare domande? Nessuna domanda? Quando picchio Basso non mi piace. Non lo picchio. Allora, le foto, non so se conoscete Flickr, conoscete? Flickr fino a qualche tempo fa era il leader assoluto delle foto in rete, era il posto delle foto in rete. Ha avuto una crisi abbastanza sostanziale
Adesso ha fatto un'applicazione mobile molto bella, ve la consiglio, sia per iOS che per Android, prossimamente anche per Windows Phone, tentando di recuperare un po' audience, però in realtà oggi il posto delle foto è decisamente Instagram. Instagram, conoscete la storia di Instagram? Instagram è l'applicazione che ha cambiato le regole della matematica. Prima di Instagram un numero moltiplicato per zero faceva zero, se siete studenti. Instagram era una società di 10 ragazzi che fatturava $0. Facebook a un certo punto si accorge che quasi la metà delle foto pubblicate sulle bacheche dei suoi utenti sono fatte con Instagram. Quindi, intelligentemente, decide di comprarsela. E con un atteggiamento che possiamo dire alla Microsoft, va da questi qui e gli dice: ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Ti do $1 miliardo. Questi hanno fatto gli splendidi per 2 minuti, dice, oh, ci devo far pensare. $1 miliardo. E quindi, come dire, è cambiata la matematica. Adesso un numero moltiplicato per zero fa $1 miliardo. Ok? Interessante, potrebbe succedere anche a voi. Cioè, nel senso che potrebbe succedere a chiunque. Questi hanno fatto un'applicazione carina, ma non è che hanno mandato un razzo sulla luna. Hanno fatto un'applicazione che usava la parte fotografica di un telefonino e vi consentiva molto semplicemente di applicare dei filtri alle foto. It's not rocket science. $1 miliardo. Ma cosa accade? Che vengono fuori anche sistemi come Pinterest. Pinterest lo conoscete? Nessuno? Che cazzo è? Perché è interessante Pinterest? Pinterest è un sistema che si basa sul concetto che, siccome voi per di giorno passate un sacco di tempo navigando a cazzo in rete, nella vostra navigazione selvaggia ogni tanto vi capita di inciampare in qualche contenuto interessante. E spesso i contenuti interessanti che vi colpiscono, a parte le tette, sono delle immagini, sono dei grafici, delle infografiche, dei video, no? E quindi il problema è come ricordarseli, come ritrovarli. Allora il sistema applica la metafora delle lavagne. Io da ragazzo avevo queste lavagne di sughero e prendevo delle puntine e ci attaccavo i ritagli che mi interessavano. Questo sistema realizza sostanzialmente in maniera digitale questo meccanismo, cioè voi avete le vostre board e mettete delle puntine, no? Dei pin, nelle varie board, nelle varie lavagne, e li condividete. Questo è il mio account, c'è il mio board delle cose che mi interessano per il mio lavoro, rispetto al cloud computing, i prodotti che mi piacciono, eccetera, eccetera. Succede che questo sistema, che è abbastanza recente, a meno di un paio d'anni, balza agli occhi degli analisti perché diventa uno dei maggiori affluenti ai siti di e-commerce. Cioè, se io metto un pin su un prodotto, questo qui, il bracciale pieno di sensori della Nike, per esempio, la gente lo vede, lo repinna, cioè gli mette anche loro
l'immagine gira e poi chiaramente, visto che l'immagine io l'ho vista sul sito della Nike e gli ho messo un pin e il sistema fa il tracciamento del link, quindi quando poi clicco sull'immagine vengo rediretto al luogo da cui ho prelevato l'immagine, Pinterest diventa un importante affluente sui siti di e-commerce. Questa è un'indicazione molto interessante, perché vuol dire che comunque sempre di più il linguaggio è fatto di immagini, di contenuti visuali, che hanno tra l'altro il vantaggio straordinario di non avere nessuna barriera, poche barriere culturali e nessuna barriera linguistica. Un contenuto testuale ovviamente va tradotto, va adattato. Un'immagine colpisce chiunque alla stessa maniera, al di là di alcune specifici culturali. I video. YouTube che conosce una seconda giovinezza anche grazie al fatto che avendo abilitato il live streaming direttamente al vostro canale, in effetti diventa molto molto più sexy, sia per le celebrity, non in quel senso, sia per le celebrities che anche per chi voglia con poca spesa organizzare uno streaming di un evento, può usare con profitto questo canale. E dove il vantaggio è che uno può seguire l'evento live e poi ritrovare on demand il video che è stato creato. Molto interessante. Non accenna a diminuire. I numeri di YouTube continuano a essere impressionanti. Anche perché, come vi ho detto, YouTube ormai è il secondo motore di ricerca, anche da telefonino. Ovviamente, siccome non vogliamo farci mancare niente, diciamo due parole anche su Vine. Lo conoscete Vine? Non conoscete? Voi siete dei topini di laboratorio che fate chiusi, una vostra cantinetta. Allora, Vine è un'applicazione che funziona in cooperante con Twitter. È un'applicazione che vi consente di fare dei video di 6 secondi. Sono tanti? Sono pochi? È più o meno la tua soglia d'attenzione, 6 secondi. Cioè, la cosa interessante è che in effetti almeno su Vine, su Amazon. Complimenti. Passo, ricordiamoci. La cosa interessante, ripeto, è che qui l'applicazione vi consente di fare dei brevi video. 6 secondi vi consentono di mettere al massimo una dozzina di fotogrammi, però è comunque interessante perché in 6 secondi io posso descrivere una ricetta, una cosa che i creatori di Vine non avevano previsto, che ce ne fossero dei pervertiti come lui, che si sono subito messi a fare i video porno di 6 secondi. Infatti, la... che è più o meno quello che vuole. Cioè, è lui che fa il fenomeno. Però una volta che sei arrivato a 5, la tua ragazza... Vabbè, scusate, come faccio a sapere questi dettagli? Li ho letti sul suo profilo Facebook. E allora, la cosa interessante è che infatti questa applicazione, dopo 24 ore che era stata rilasciata sul marketplace, è diventata solo per adulti, proprio perché c'era questa deriva. In generale però è molto interessante, di nuovo perché il tipo di linguaggi che ci troviamo a fronteggiare è sempre più di questo tipo. La geolocalizzazione. Qualcuno di voi usa Foursquare? Uno, due, tre, quattro. Allora, avete paura? Siete stalkati? Allora, Foursquare è un meccanismo molto interessante, anche qui, perché vi consente, sostanzialmente è un meccanismo di geolocalizzazione volontaria. Io dico dove mi trovo, perché lo faccio?
Intanto perché è divertente trovare amici, creare occasioni di incontro nel mondo reale, e poi perché ci sono diverse aziende che mi danno dei premi, dei reward. Ad esempio, questo è cominciato perché negli Stati Uniti il sistema prevede che dopo un certo numero di volte che voi dite che siete in un luogo, potete diventare il sindaco di questo luogo. E ad esempio in America Starbucks, se siete il sindaco di uno dei suoi negozi, vi offre il caffè, piuttosto che c'è una banca che vi offre il pranzo, piuttosto che ci sono dei marchi di abbigliamento che vi fanno uno sconto sul vostro scontrino. Coin a Milano vi fa subito il 20% di sconto se siete nel major del punto di vendita. Ci sono diversi tipi di offerte. Perché ai marchi interessa? Perché questo chiaramente aumenta la cosiddetta pedonalità dei negozi, cioè il fatto che la gente vada nei negozi, e siccome la propagazione del messaggio avviene, perché una cosa che avete immagino chiara è che le pareti dei diversi social tra di loro sono abbastanza liquide, no? Quindi in realtà il concetto qual è? Che io faccio un check-in su Foursquare, però lo diffondo nel mio network tramite Twitter o Facebook o entrambi. Quindi i miei amici vedono ad esempio che io ho fatto check-in da H&M, da Gap, e quindi possono decidere di raggiungermi o comunque possono considerarla una raccomandazione. Io nel check-in posso anche fare dei commenti. Quindi se faccio un check-in in un ristorante e dire ho fatto il check-in qui ed è una figata questo ristorante, ha gli hamburger più buoni di Milano, piuttosto che in questo momento c'è un grande saldo di abbigliamento e i miei amici magari mi raggiungono. Quindi divento io agente, promotore di un marchio o di un prodotto. Ci sono anche social network più verticali. Questo è uno che si chiama... Domanda?